Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi mi vedete con un trucco occhi molto minimal che non è decisamente da me, perché voglio provare con voi il nuovo mascara di Neve Cosmetics, il Lash Academy. Eccolo qua. Devo dire che questo mascara mi ha incuriosita tantissimo sin dal primo momento, nonostante io non abbia mai avuto grosse esperienze positive con i mascara diciamo naturali, per il suo scovolino. Di solito io mi trovo molto molto bene con questi scovolini così piccolini, che riescono ad abbracciare molto bene le ciglia. Allora, il mascara è completamente vegan, come un po' tutta la linea di Neve Cosmetics. È un mascara molto molto nero, contiene all'interno dei pigmenti minerali che comunque gli conferiscono un colore molto molto scuro, e devo dire che questo è vero, non è la prima volta che lo applico, l'ho già applicato ieri, quindi posso assolutamente testimoniare che è un mascara molto molto nero, ed è un mascara che promette definizione, lunghezza e anche volume. È un mascara stratificabile, quindi l'effetto è un po' costruibile a seconda del numero di passate che andate a fare appunto sugli occhi. La formula per adesso è un po' liquidina, ma sicuramente si addenserà nel corso del tempo e con i vari utilizzi. Contiene 7 ml di prodotto, ha 6 mesi di scadenza dall'apertura, e ora andiamo subito ad applicarlo insieme. Ok, ho avvicinato un po' l'inquadratura per rendervi la visione dell'applicazione sicuramente migliore, e vi segnalo anche che in questo momento, come make up occhi che davvero è molto molto minimal, ho giusto sfumato un paio di marroncini caldi nella piega, mentre sulla palpebra mobile ho lui che è Saudade, che è sempre uno dei nuovi ombretti usciti di Neve Cosmetics. Questo è uscito con la collezione Minimal Magical. Eccolo qua, ve l'ho già mostrato su Instagram, ed è questo colore nocciola con dei riflessi rosati. È molto molto carino, devo dire, e mi era piaciuto e ho voluto appunto inserirlo nel mio ordine per prendere il mascara. Ma bando alle ciance e andiamo ad applicare appunto il mascara. Prima di iniziare l'applicazione vi mostro appunto le mie ciglia, che come vedete sono queste, sono come vedete molto molto chiare e in pratica non si vedono tantissimo. In questo momento tra l'altro io non ho utilizzato né piegaciglia e né nient'altro, e risultano anche piuttosto dritte come potete vedere, quindi hanno bisogno sicuramente di volume e di curvatura, quindi iniziamo l'applicazione. L'effetto di una passata di mascara, quindi potete vedere l'occhio senza e l'occhio con una passata. Per ora l'ho applicato solo sulle ciglia superiori. Tutte le ragazze che hanno testato questo prodotto dicono che lo scovolino aiuti a non sporcarsi. Io non so se potete vedere, ma sono riuscita a macchiarmi anche con questo scovolino, quindi niente, per me è una battaglia persa, e macchiarmi con i mascara è praticamente all'ordine del giorno. Probabilmente dipende dalla conformazione del mio occhio e da proprio come sono disposte le mie ciglia. Ora lo passo anche un pochino sulle ciglia inferiori. Aspetto un attimo e vado a fare la seconda passata. Mantengo questo occhio sempre senza mascara per mostrarvi insomma la differenza appunto tra i due occhi. Ho aspettato giusto qualche secondo, ma non aspetto troppo perché non voglio che il mascara si asciughi completamente, e ora vado a fare la seconda passata. Qua, questo è l'effetto con una seconda passata di mascara, e devo dirvi che per quanto mi riguarda mi fermerò qui e non stratificherò oltre. Io penso che possiate vederlo, più vado a stratificare e più le ciglia tendono ad attaccarsi tra di loro, ed è un effetto che non mi piace particolarmente. Quindi secondo me questo è sì un mascara stratificabile, ma non più di tanto, se come me non amate troppo l'effetto ragnetto sugli occhi. Sicuramente dà una buona definizione, come vedete allunga anche molto le ciglia, le incurva abbastanza, anche se per il mio tipo di ciglia probabilmente sarebbe stato meglio utilizzare prima un piegaciglia. Sicuramente proverò a farlo perché così le vedo ancora un pochino
diciamo basse, non troppo incurvate. Comunque la differenza tra un occhio e l'altro è decisamente visibile, quindi io mi ritengo soddisfatta dell'effetto di questo mascara, soprattutto perché si tratta di un mascara comunque naturale, comunque vegano, e credo che per un utilizzo quotidiano sia un ottimo mascara. Non credo però che abbia un effetto particolarmente volumizzante, almeno non su di me. È più un mascara che dà definizione e lunghezza più che volume. Comunque, appunto, come vi dicevo, l'effetto non mi dispiace. Ora vado ad applicarlo anche sull'altro occhio e tiriamo un po' le conclusioni. Ecco qua, questo è come risulta il mascara applicato su entrambi gli occhi. Allora, che dire su questo mascara? Lo trovo un buon mascara per un utilizzo quotidiano e per chi non ama un effetto troppo drammatico, oppure lo trovo particolarmente adatto a chi ha delle ciglia molto molto belle e molto folte già di suo. Chi come me ha delle ciglia comunque abbastanza sottili che necessitano di volume, probabilmente non trovano in questo mascara la massima soddisfazione. Lo trovo comunque un buon mascara che mi sento di consigliarvi, soprattutto per un utilizzo quotidiano, perché non dimentichiamoci che è comunque una formula vegan e comunque bio, quindi per un utilizzo quotidiano sui nostri occhi sicuramente è un prodotto molto molto valido. È molto valido anche perché nel corso della giornata non si sbriciola e soprattutto, pur non essendo waterproof, non va a stamparsi sotto o a lasciare quegli antiestetici aloni grigiastri che tanti mascara su di me ad esempio lasciano. Anche se lacrimate un pochino, comunque resiste, appunto, pur non essendo waterproof, anche perché quando si asciuga tende a indurire un pochino le ciglia, quindi a fissarle lì come sono, motivo per il quale si riescono a fare più passate solamente se non aspettate tanto tempo, e motivo per il quale secondo me non è un prodotto più di tanto ritoccabile nel corso della giornata, perché appunto una volta che si è asciugato incolla abbastanza le ciglia e andare poi a ripassare con lo scovolino sopra è difficile. Se fate troppe passate tende a farvi comunque un pochino effetto ragnetto e a lasciarvi un po' di grumi sulle ciglia, quindi sicuramente è un mascara che va dosato con parsimonia, soprattutto se amate l'effetto appunto definito e non troppo raggruppato delle ciglia. Tutto sommato però io mi sento di promuovere questo prodotto appunto per il compromesso tra prodotto bio e risultato finale sugli occhi. Ad oggi questo è il mascara naturale con cui assolutamente mi sto trovando meglio, che mi piace di più a livello proprio di effetto che fa sulle mie ciglia, quindi è un mascara assolutamente da prendere in considerazione, soprattutto se siete appunto attenti all'inci e amate utilizzare il make up bio. Con questo credo di avervi detto tutto sul nuovo mascara Lash Academy di Neve Cosmetics. Se avete curiosità, domande a cui non ho risposto nel corso del video, mi raccomando lasciatemele qua sotto nei commenti e sarò felicissima di rispondere a qualsiasi vostro dubbio. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato e come vi ci siete trovate. Io come al solito spero che il video vi sia stato in qualche modo utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti che caricherò. Come sempre vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!